cosa ho trovato tra le tue cose? Indossa il tuo abito da gran contessa, raccontami nel frassido d'oro e dove ci porterà questa mappa. Certo, Matteo, il viaggio sarà magico quanto il luogo che troveremo. Ti accompagnerò, ma tu proteggimi davvero, cavaliere. Dalle colline del castello di Canossa, in cui viveva la gran contessa Matilde, iniziava un lungo cammino che, passando da Sarzano, Carpineti e San Vitale, attraverso boschi, prati e colline, arrivava nella valle dei torrenti Dolo e Dragone. Da questo lungo cammino tra castelli, pievi e torri si poteva quindi arrivare a Frassinoro? Sì, che bello! Chissà quanti pellegrini, cavalieri, contesse sono passati di qui. Sara, perché è così speciale questo luogo? Dicono che a Frassinoro fosse nato un frassino dorato. Con la propria luce potevi illuminare tutto l'Appennino. In quel luogo venne costruita una chiesa piccola piccola ed un riparo per i pellegrini, che seguendo una strada molto importante, dal nome Bibunca, arrivavano fino alla Toscana. Quel luogo era così particolare e magico che Beatrice di Lorena, mamma di Matilde, nel 1071 volle trasformare la piccola chiesa in una preziosissima abbazia. Vi dimoravano pochi monaci, ma era grande e imponente, come se dovesse ospitarne mille. Matteo, l'abbazia di Frassinoro era un luogo davvero splendido ed ogni persona, arrivando, ne rimaneva incantata, stupita. Per innalzarla, Beatrice fece arrivare dalla Toscana i marmi più incantevoli e forti e volle poi arredarla con oggetti preziosi e particolari. Beatrice fece un voto per la propria anima, l'anima di Matilde e di tutti i loro cari, offrendo l'abbazia ai monaci benedettini che vi dimoravano. Per garantirne la ricchezza ed il benessere, donò loro 12 corti, con chiese, castelli e terre. Ronco Sigifredo, Medola, Vetriola, Antignano, Carpineti, Verabio, Pogliano, Isola, Budrione, Campagnola, Modulo e Reggiolo. Le corti di Ronco Sigifredo, Medola e Vetriola divennero le terre al servizio dell'abbazia di Frassinoro. Ognuna aveva una caratteristica che la rendeva speciale. Ronco Sigifredo, un imponente castello. Medola, un invincibile sistema di difesa. E Vetriola, ricchi vigneti e terre fertili da coltivare. Matteo, sai che ad ogni chiesa venne dato il nome di uno o più santi? Anche a Frassinoro accadde questo. Inizialmente il monastero dell'abbazia fu dedicato a Santa Maria e a tutti i santi. Nel lontano 1072 Beatrice donò ai monaci le reliquie di San Claudio. Dopo il dono la chiesa prese il nome di Santa Maria e San Claudio. Nel 1076 Beatrice di Lorena morì. Il suo corpo da quel momento venne custodito nella vecchia cattedrale di Santa Maria a Pisa, in un antico e prezioso sarcofago in marmo scolpito nel 180 d.C., affinché fedeli e pellegrini potessero pregare per lei. La sua anima proteggeva e donava forza a Matilde, aiutandola nell'importante compito di regnare sulle terre della famiglia Canossa. Sai, Matteo, Matilde, una volta rimasta sola, si trovò ad affrontare sfide difficili. Nell'abbazia di Frassinoro non vivevano soltanto i monaci, ma anche un potente abate, che si diceva fosse prepotente e superbo. Nel 1107 Matilde, per ristabilire la quiete e la pace, con l'aiuto di Papa Pasquale II, tolse potere all'abate e l'abbazia venne posta sotto la guida dell'abbazia di Chaise-Dieu in Francia. Nel corso del tempo, l'abbazia di Frassinoro perse sempre più autorità e splendore a causa di lotte di potere, disaccordi e battaglie. Passato il tempo dell'amore e devozione di Beatrice e Matilde, l'immensa abbazia che dominava le terre di Frassinoro perse sempre più forza e ricchezza. I momenti di incanto furono sempre più lontani. Oggi nella chiesa di Santa Maria e San Claudio è presente un bellissimo disegno scolpito nella pietra. Altri pezzetti della vecchia abbazia si possono osservare nel sagrato, nel campanile e nella canonica. Un oggetto molto prezioso per questo ben custodito è una piccola colomba che si utilizzava durante la Santa Messa. L'abbazia, nella storia di Frassinoro, ha lasciato una suggestiva ed amata tradizione, la Via Crucis vivente. I religiosi del monastero istituirono la processione del Cristo morto che coinvolgeva tantissime persone, che qui arrivavano in pellegrinaggio dalle terre circostanti.
Ancora oggi, ogni 3 anni, la sera del Venerdì Santo, il paese si riempie di magia e tutti gli abitanti, con passione e dedizione, lavorano alla rappresentazione del percorso di Gesù dall'Orto degli Olivi al Santo Sepolcro. Oggi come allora, il paese di Frassinoro, in questa occasione, è illuminato solamente da tante piccole fiammelle che disegnano il percorso della Via Crucis nelle strade del borgo.